Ciao a tutti ragazzi, qual è? Io sono Sofì dei Me Contro Te e benvenuti in un nuovissimo video. Sono davvero felicissima perché oggi c'è una bellissima giornata e lo sapete, il sole mette di buon umore. Siamo pronti per una nuova giornata insieme, ma prima, per tutti coloro che non lo sapessero, in edicola ci sono i nuovi 3D cambia look dei Me Contro Te. Li avete visti? Sono fighissimi e con i nuovi costumi. Guardate un po', venite. Sono questi qui, i nuovi costumi delle nostre miniature 3D. Ci sono 18 nuovi vestiti che si suddividono in tre serie: la serie dei cuccioli, dove ci sono anche Kira e Ray, quella dell'oceano e quella degli snack. Mi stanno piacendo tantissimo e ovviamente sono tutti da collezionare. Andiamo a spacchettare uno insieme. Chissà cosa mi uscirà, sono super curiosa. Ah, quasi dimenticavo, in ogni bustina c'è anche questa deliziosa rivista con tante curiosità. Ok ragazzi, ci siamo. È lui, lui delfino. Guardate che carino. In fondo al mar, in fondo al mar, lui nuota, na na na, na 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 na. Ovviamente questo qui è un portachiave che potete appendere dove volete: nei jeans, ma anche nel vostro zaino, nelle vostre chiavi, ovunque. Se li volete prendere anche voi, li trovate in edicola. Rimettiamo la scatola qui, posiamo il nostro delfino qui. Ma che ci fa questa spatola per lo slime? Sarà stato il solito lui, Disordinati, che non mette mai le cose al posto giusto. Ma a proposito di lui, Disordinati, e di lui, Delfin, dov'è lui? Sentite anche voi questo strano rumore, come di persona che russa? Lui? Lui? Oh cavolo ragazzi, lui? Ma che ti è successo? Bello, cosa ti fai? Lui, ma che ti è successo? Lanciare lui! Sono Ciccio Pasticcio! Ciccio Pasticcio? No! Ragazzi, avete capito? È la maledizione dello slime! Questo è Ciccio Pasticcio! Ma certo! La spatola che avevo trovato di là nella libreria, in realtà non è la spatola che lui ha lasciato così all'aria, ma è il primo ingrediente dello slime per spezzare l'incantesimo! Andiamo subito a prenderla! Dove sono le mie pantofole? E sono qua, venditele! Ragazzi, andiamo a prendere la spatola! Eccola! Lascia subito la mia spatola, quella mi serve per grattarmi la schiena. Ma quale grattarti la schiena? Dammi, questo non è lo slime. Dammi la mia spatola, dammi la spatola. Via, ti prendo, se ti prendo ti mangio. Ragazzi, questa cosa è molto inquietante. Ti mangio. Devo trovare gli altri grilletti nello slime. Aiuto. Dove possono essere nascosti? No. Sei un bellissimo pinghe e io ti mangio più. Ma c'è solo l'etico? Ciccio Pasticcio? Che si è addormentato? Ragazzi, io ho tanta paura, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo sbrigarci, ho soltanto un ingrediente dello slime, dobbiamo trovare tutti gli altri. Nascondo questa, devo trovare un posto per nasconderla. Lontano da, come si chiamava, Ciccio Pasticcio? Sì. La nascondo qui. Dove possono essere gli altri ingredienti? Non so, ragazzi. Controlliamo in questa libreria. Io non vedo niente. Non ci credo. Vedo del delizioso bicarbonato. Bene, abbiamo già due ingredienti. Lo vado subito a nascondere. Lo metto qui. Ok. Ancora tu! Oh, fammi alzare! No, però guarda che sei così goffo. Stai seduto. Se ti prendo, ti mangio! Però sei veramente comico. La testa, dove la mia finita? Pancia mi copre. Non respiro. Adesso ti prendo, ti metto nel forno con le patate e ti mangio tutta. Oh, il mio pancione. Ragazzi, aiuto! Dobbiamo scappare. Dobbiamo uscire di qui. Ragazzi, che paura. Ciccio Pasticcio mi vuole mangiare. È una cosa molto inquietante. Sì? Pignè alla crema. Non sono un pignè alla crema. Sei il mio pasticcino. Qui bisogna... Fuori c'è il coraggio. Non ho il coraggio. Vai via. Bene, allora vado via. Guarda che lo so che sarei rimasto sicuramente dietro la porta. No, dobbiamo chiudere tutto. Ho dato due giri, quindi non credo che...
Oh, oh, una persona così ingombrante potrebbe sfondare la porta. Dobbiamo nasconderci in questa stanza. Accendiamo la luce prima però. Mi chiudo in quest'altra stanza. Ok, sono nella cabina armadio. Adesso sono sicura che non riuscirebbe a sfondare due porte. Magari qui c'è qualche ingrediente dello slime. Proprio niente. Qui solo scarpe. Nada de nada. Sfonda la porta! Sfonda la porta, colpo di peggio! Ragazzi, avete capito? Sta sfondando la porta! No, sono fritta! Se sfonda quella porta, poi riuscirà a sfondare anche questa qui della cabina armadio. Devo architettare un piano, un piano, un piano. Ma certo! Ci vorrebbe una merendina! Ciccio Pasticcio ama le cose da mangiare. Quindi adesso devo cercare qualcosa da mangiare da mettere come esca fuori dalla porta. Ma io non sono in cucina, sono in una cabina armadio. Pensa, pensa, pensa. Io ho sempre una merendina dentro la borsa. Cerchiamola. Non ci resta che lanciarla fuori da questa stanza, in modo tale che quando lui sfonderà la porta la vedrà e io potrò scappare. Trasfondo! Colpo di magia! Oh no, mi sono bloccato. Se ti prendo. Guarda lì cosa c'è. Oh, merendina! A te ci penserò dopo, Bigne. La prendo! Ci arrivo quasi. Ok ragazzi, mi sa che questi sono momenti preziosi per cercare gli altri ingredienti dello slime e spezzare l'incantesimo. Andiamo! Ok, ok. Dobbiamo cercare. Devo controllare meglio qui. Sicuramente ci sarà qualcosa tra tutti questi oggetti. Scimmiette, lo so che tu non parli, però per favore aiutami. Tu non vedi e tu addirittura non senti. Grazie, eh. Molto gentili. Comunque somigliate tutte a lui, Ciccio Pasticcio. Andiamo avanti. Ciao. Anche lei non vede, però forse un po' vede. Ho visto il tuo occhio. Questo cassetto non è perfettamente chiuso. Mi sembra un po' aperto. Oh sì, una meravigliosa colla! Tutto questo è fantastico, ci siamo quasi ragazzi, mancano pochissimi oggetti. Intanto andiamo a posare la colla. Ok, cosa manca? Manca soltanto il liquido per lenti e la ciotola. Dobbiamo sbrigarci e continuare la nostra ricerca prima che lui, Ciccio Pasticcio, si svegli. Ok, niente di niente. In questa pianta magari qui... Sì, il liquido per lenti! Ma questo è Natale! Lo posiamo qui. Assicuro. Che stai facendo? Vieni qua, croissant alla marmellata. Ti devo mangiare. La merendina è stata solamente un piccolo antipasto. Ma adesso arriva la portata principale. Devo mangiare. Ero ad un passo così. Manca soltanto la ciotola. Magari se n'è andato. Controlliamo. Ciao. Mi sento affatto al sicuro. Questo qui sfonda le porte. Però guardiamo il lato positivo. Siamo in cucina. Ci sono un sacco di cose da mangiare. E quindi possiamo chiuderlo qui dentro e lui sarà contento. Potrei accendere il forno e fargli credere che dentro c'è una torta. Ottima idea. Proviamo a comunicarglielo. Ciccio Pasticcio. Sì? Ok, tu mi vuoi mangiare. Ti prometto che mi mangerai. Il dito. Non lo so, i capelli. Boh, vedremo. Poi vedremo dopo. Oh sì, un bel dito con l'insalata di capelli. Sì. Però prima fermati. Io non sono molto buona e non sono neanche dolce. Sono aspra. Potrei farti acidità. Non mi importa che cos'è. Io ti mangio. Adesso! Guarda qui. Cos'è? C'è una torta qui dentro. Una torta? Veramente? Sì. Fammi controllare. Ok, controlla. Qui non c'è nessuna torta. Non c'è una torta. Dammi la torta. Serve qualcosa per bloccarlo. La chitarra, sì. Con questa bloccherò la porta. Non dovrebbe aprire, non lo so. Vabbè, comunque sbrighiamoci. Dove può essere la ciotola? Vediamo qui dentro. No. Qui dentro? No. Qui dentro? Sì. Oh sì. Sì, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo realizzare lo slime alla velocità della luce, ragazzi. Siete pronti? Il turbo slime sarà fondamentale. Ma io intanto non mi spiego come mai Ciccio Pasticcio non sia ancora uscito dalla cucina. O starà dormendo o starà mangiando tutto. Non lo so, vabbè, comunque sbrighiamoci. Bene. Allora, colla. Vai, slime, devi formarti in fretta. Bicarbonato. Mescoliamo. Dai. Manca solo il liquido. Lo verso subito. Potere della chimica! Slime, vieni a me!
Ok, sta riuscendo. Ci siamo quasi. Oh, se questo non è slime, io non so cos'è. L'incantesimo si sarà sciolto? Non lo so. Zabè, perché mi hai chiuso in cucina? Ciccio pasticcio? Ma che è Ciccio pasticcio? Mi hai chiuso un'ora lì dentro. Vieni qui, Luì. Sei mancato tantissimo. Grazie. Zabè, mi hai chiuso un'ora in cucina. Io? Tu mi volevi mangiare. Che volevo fare? Ti volevo mangiare. Al massimo ti volevo mangiare i capelli. Quelli te li mangerei sempre. Mi volevi mangiare le dita con i capelli. Dicevi che ero un bignè alla marmellata. Ma tu sei il mio piccolo bignè. Aiuto. Ma comunque, Team Trote, noi vi ricordiamo che il nostro film Mega Drive Film, la vedete in signorezze, è ancora disponibile al cinema. Quindi se lo volete rivedere potete correre adesso o tutta questa settimana per andarlo a vedere. E se siete già andati a vederlo, ritornateci, perché è un film super divertente e non potete assolutamente vederlo soltanto una volta, sarebbe troppo poco. E adesso cliccate qui davanti a Sofì per vedere il video di ieri, mentre cliccate davanti a lui per vedere un altro video divertentissimo. Noi vi mandiamo un bacio, un abbraccio, ci vediamo domani con la missione avventura. Ciao, ciao.